Un brindisi a tutti voi, ciurma degli scalmanati. Prima di ubriacarci con quintali di grog e riempire le stive delle nostre navi con vomito e altre schifezze simili, vi vorremmo dare un piccolo consiglio utile sia per chi ha issato la bandiera del mietitore ed è a caccia di altre navi, o chi semplicemente ha issato qualsiasi altra bandiera e vuole scappare da un attacco improvviso. Prima di iniziare con questo piccolo trucchetto, chiamiamolo così, vendete tutti i vostri bottini e votate una delle storie assurde della terza stagione. Per intenderci, sono quelle di Jack Sparrow. Come vi dicevo, vendete tutti i vostri tesori, perché quando attraverserete il portale, attivato con la storia assurda, perderete tutti i forzieri e teschi guadagnati con tanta fatica. Vi ricordo, per chi non lo sapesse o semplicemente è troppo ubriaco per ricordarselo, non molto distante da ogni avamposto è situato un arco. Questo si illuminerà di verde ogni qualvolta attiverete la missione Vita da Pirata, portandovi così nel nuovo mondo. Ora, se qualcuno vi sta attaccando, il problema è arrivare sani e salvi in questo portale, ma vi posso assicurare che una volta entrati, di quel mascalzone che vi voleva riempire lo scafo di cannonate non ne sentirete più parlare, perché cambierete del tutto server. Purtroppo i tesori si perderanno, ma la cosa positiva è che le vostre risorse resteranno tutte lì, dove le avete lasciate. Una volta raggiunta la luce, no, non state andando nell'aldilà, semplicemente state entrando nel nuovo mondo, attendete qualche istante per il caricamento. Poi preparatevi a riparare la nave con molta calma. Ricordate di riparare la nave per bene, alla perfezione, perché nel nuovo mondo si affonda lo stesso, Ed una volta finito, godetevi lo spettacolo di queste nuove storie. Come potete notare, dalle vostre casse non manca assolutamente niente. È tutto come prima. Anche la bandiera dell'emissario non viene rimossa. Anzi, è dello stesso livello di prima. Una volta che vi siete ripresi e siete pronti per tornare nei mari di Sea of Thieves, annullate la storia dal tavolo del capitano. In questo modo, sarete pronti per cambiare nuovamente server e continuare a fare i fatti vostri in piena tranquillità. A meno che non vi becca il Kraken. Ma questa è tutta un'altra storia. Poi, se siete dei mietitori di livello 5, avrete la possibilità di trovare delle nuove prede pronte per essere attaccate ed affondate tutte. Come sempre vi ringraziamo per averci visto e non dimenticate di mettere un like a questo video, condividerlo, iscrivervi al nostro gruppo La Ciurma degli Scalmanati e mettere un bel like alla pagina Facebook.